Buongiorno e benvenuti a una nuova live di Policy and Procurement in Healthcare. Parliamo di appalti innovativi, allargando la nostra prospettiva al panorama europeo. Alla fine dell'anno scorso è stata pubblicata un'analisi comparativa a livello europeo sugli appalti per l'innovazione, che come sappiamo sono anche una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le evidenze dimostrano che la lenta adozione di soluzioni innovative è il tallone d'Achille per l'Europa per la ripresa economica. Negli ultimi anni l'industria europea ha ripetutamente richiamato l'Europa e gli Stati membri a porsi obiettivi chiari in materia di procurement. Oggi discuteremo su come è possibile cercare di sfruttare al meglio le opportunità offerte dagli appalti di innovazione con i nostri ospiti che vado a presentarvi. È con noi il dottor Mauro Drauli, Head of Unit Procurement Strategies and Market Innovation dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Ed è con noi Ivo Locatelli, Senior Expert della Commissione Europea, Team Leader Strategic Procurement, cioè Innovation, Green e Social Procurement. Come sempre, prima di entrare nel vivo della live, vi proponiamo i risultati dei sondaggi che abbiamo condotto tra i nostri lettori nelle scorse settimane su questo argomento. Il primo domandava: cosa vi dissuade dall'avviare appalti innovativi? Il 40% ha risposto procedure troppo complesse, la stessa percentuale mancanza di stimoli da parte dei professionisti, il 20% tempi troppo lunghi e nessuno dei nostri lettori ha risposto difficoltà a conoscere le soluzioni sul mercato. Il secondo sondaggio chiedeva invece che cosa potrebbe servire alla mia struttura per decidere di intraprendere appalti innovativi. Il 44% dei lettori di Policy and Procurement in Healthcare segnala che sarebbe utile una migliore conoscenza delle soluzioni innovative, a seguire col 33% più informazioni sulle esperienze di altri. E infine, per il 22%, potrebbe essere utile ricevere sostegno da enti più grandi. Colgo l'occasione per ricordare a chi ci sta seguendo che è possibile porre domande ai nostri ospiti usando il tasto domande e risposte che trovate nella parte bassa dello schermo. Chiedo intanto ai nostri ospiti un breve commento sui risultati dei sondaggi e che cosa avrebbero risposto loro. Prego, dottor Drauli. Soprattutto nella prima risposta, lunghezza e complessità, quindi due elementi probabilmente correlati, è che gli ascoltatori, i lettori, insomma, hanno un po' di timore di queste procedure. Io faccio notare, pongo alla riflessione, il fatto che uno dei problemi che riscontriamo spesso è che gli appalti di innovazione hanno per oggetto l'innovazione. Poi ci sono le procedure per fare appalti di innovazione. E quindi un buon appalto di innovazione deve coniugare il fatto di avere un oggetto di innovazione fatto con una procedura di innovazione. Sembra scontato, ma uno degli errori che troviamo, o delle difficoltà maggiori, è che si cerca di comprare innovazione utilizzando delle procedure usuali, ordinarie e più conosciute. Dottor Locatelli? Intanto la ringrazio per avermi invitato a partecipare a questo incontro interessante. Trovo anche molto pertinenti le domande che avete posto. Diciamo, mi inserisco un po' in quello che diceva Mauro, che conosce bene le problematiche. Io sono un po' però stupito, diciamo, per certi versi da una parte delle risposte, in quanto sì, è vero, certamente c'è una difficoltà, probabilmente delle procedure, diciamo, di affrontare qualcosa di nuovo. D'altro canto, credo che una delle problematiche sia quella della
resistenza al cambiamento, che è tipica di molte strutture amministrative, e quindi questo tende un po' a frenare, si tende un po' a rifare, diciamo, una gara così come si è fatta precedentemente. Non si vuole sperimentare, non si ci vuole lanciare, è un fatto un po' di cultura e di approccio verso l'innovazione. Alla luce di quanto è emerso in questo inizio di dibattito, vorrei porre una prima domanda al dottor Drauli. Dall'osservatorio privilegiato di Agid, cosa contraddistingue, secondo lei, il procurement innovativo e in particolare l'ambito sanitario nel nostro paese? Beh, intanto devo premettere che l'ambito sanitario è probabilmente il campo di eccellenza per l'applicazione di appalti innovativi. Più o meno differenti rilevazioni comunque parlano di, ci danno numeri intorno tra il 40, il 50, addirittura il 60% degli appalti di innovazione, del volume, diciamo, degli appalti di innovazione che sono orientati al settore della salute. Si osserva inoltre, e questo ci riguarda anche noi come Agid, che l'oggetto di questi appalti, che riguardano il settore salute, raramente, posso dire quasi mai, riguardano le medicine, lo sviluppo di nuove medicine e della parte terapeutica, no? Ma si tratta molto spesso di sviluppo, l'oggetto molto spesso riguarda lo sviluppo di soluzioni innovative per la teleassistenza, la telemedicina, cioè tutte componenti dove la parte tecnologica, come proprio che tutti digitale, che tutti interpretano come la parte tecnologica, prevale. Fatta questa premessa, il procurement innovativo nel nostro paese e anche quindi nel settore della salute è contraddistinto, a mio parere, da una buona, sensibile propensione all'innovazione, ma da una scarsa familiarità con gli strumenti dell'innovazione. Ripeto un pochino quello che ho già detto, ma lo trovo, è l'osservazione più evidente. L'Italia ha funzionari che propendono all'innovazione, ma che poi hanno un timore, a volte anche una scarsa conoscenza, delle procedure, e quindi non hanno il coraggio di intraprendere un percorso di innovazione usando i nuovi strumenti procedurali, giuridici, amministrativi, fatti per l'innovazione. Quindi, per esempio, appalti precommerciali o partenariati di innovazione. Ecco, in questo forse possiamo cogliere l'occasione per ricordare che voi siete a disposizione di chi avesse bisogno per accompagnarli in questo tipo di percorso. Sì, sì, siamo per accompagnarli, per prendere consapevolezza, perché spesso la verità, cioè la sostanza c'è, che c'è una differenza tra una propensione all'acquisto innovativo e a quello che io chiamo acquisto conservativo. Dove l'acquisto conservativo è l'acquisto di beni, servizi importanti, essenziali, su cui probabilmente non si può neanche rischiare, ed è vero che non si può rischiare, perché sono di grande diffusione e sono, come dire, necessari, assolutamente necessari, ma parlo di medicinali di base, e che quindi dove non si può rischiare più di tanto, rispetto a una propensione innovativa, e anche a comprendere qual è, come dire, il giusto mix tra i due. Perché se è vero che l'appalto conservativo in alcuni casi è necessario dare robustezza al paese e quindi non si può eliminare, è anche vero che lo si può accompagnare con qualche piccola, no, traccia di innovazione, che poi, se dà dei buoni risultati, si può applicare alla parte conservativa. Ora vengo dal dottor Locatelli, perché prima abbiamo citato lo studio della Commissione europea del 2020, secondo cui in Europa si sottoinveste in innovazione. Qual è la situazione in Italia dal suo punto di vista e a suo avviso? A cosa è dovuta la scarsa attenzione verso questi strumenti?
Allora, intanto sì, questo studio effettivamente dà una prima valutazione quantitativa dell'utilizzo degli appalti innovativi in Europa ed è uno studio certamente importante. Probabilmente è difficile anche scoprire la totalità della realtà degli appalti innovativi, sia in Europa che in Italia. A livello europeo, faccio una piccola premessa, ovviamente c'è una situazione estremamente variegata in cui alcuni paesi probabilmente hanno una maggiore dimestichezza con queste procedure e altri meno. Io trovo che in Italia c'è una situazione probabilmente in forte miglioramento, trovo dei segnali positivi, anche se probabilmente dal punto di vista, diciamo, la tradizione degli appalti non è, gli appalti innovativi non fanno parte, ecco, proprio dell'approccio tipico dell'amministrazione pubblica italiana. Io trovo che ci sono appunto dei segnali positivi, per esempio il lavoro fatto da Agid in questo ambito è certamente una best practice a livello europeo. A livello di segnali, ecco, trovo che per esempio siamo stati contattati a diverse riprese proprio per la preparazione dei lavori del Recovery Fund, per dare un taglio favorevole agli appalti innovativi, non ultimo appunto ieri dalla conferenza delle regioni e da altre diverse amministrazioni. Ora, a cosa è dovuto questa scarsa attenzione? Beh, appunto, come dicevo precedentemente, forse a un approccio che è più orientato a una gestione amministrativa, e giuridica degli appalti che a una gestione manageriale, multidisciplinare di quello che è un progetto complessivo di appalti che deve ultimamente non fare attenzione esclusivamente alla procedura, ma deve porsi come obiettivo acquistare qualcosa che possa essere un oggetto, un bene o anche un servizio che può essere sviluppato, diciamo, che può portare allo sviluppo di una soluzione nuova, a una nuova soluzione. E questo in realtà chi è passato attraverso queste esperienze ed è il feedback che noi raccogliamo parlando con gli operatori, con le stazioni appaltanti in tutta Europa, è normalmente estremamente positivo. Perché è positivo? Perché porta a dei vantaggi dal punto di vista economico, ma porta anche a dei vantaggi complessivi in cui si guarda spesso al ciclo di vita del prodotto e quindi non solamente al prezzo, si riesce a combinare l'innovazione con la qualità e quindi è un approccio probabilmente più complessivo che porta dei benefici a breve e medio termine alla stazione appaltante. Grazie. Io intanto vedo che la regia ha iniziato a inserire nella chat e quindi per chi ha piacere di approfondire, ci sono dei link che ci sono stati gentilmente consigliati dal dottor Locatelli per avere la possibilità di proseguire l'approfondimento sull'argomento anche dopo la live. Invece vedo che stanno già arrivando, ma vi ricordo che potete porre domande ai nostri ospiti nello spazio dedicato che trovate nella parte bassa dello schermo. Intanto torno per la prossima domanda dal dottor Drauli. Anche alla luce dei risultati dei sondaggi, come pensa che si possa muovere nel concreto da domani chi opera nelle aziende sanitarie e nelle centrali di acquisto per provare a percorrere con soddisfazione ed efficacia la strada degli appalti di innovazione? Beh, intanto la strada degli appalti di innovazione va comunque pianificata, no? Quindi diventa essenziale cominciare a pensare che fatto 100 il budget acquisti ce ne possa essere virtuosamente una parte, anche piccola, ma dedicata all'innovazione, quindi distinguendo quell'approccio innovativo dall'approccio conservativo di cui parlavo poco fa. E il secondo consiglio è intanto, per quanto riguarda la parte innovativa, di pensare che questa parte innovativa serve in molti casi a innovare il portafoglio acquisti attuale, cioè quel portafoglio acquisti che io
chiamo senza dispregio, conservativo, può però essere innovato. E però, per fare questo, è bene avere, come dire, un doppio binario. Un binario di appalti innovativi, esplorativi, a volte li chiamiamo anche appalti palestra, dove si può rischiare qualcosa, perché le cifre in gioco sono più basse, perché il rischio di fallimento, che è insito nell'innovazione, nel coraggio di fare qualcosa di nuovo, non procura dei danni irreparabili, anzi, è comunque un insegnamento anche il fallimento. E affiancarlo a un binario di conservazione. Questa è la teoria. Poi in pratica chi ha dei dubbi e vuole essere aiutato in questo percorso può trovare in Italia alcuni centri di competenza. Uno è costituito da AGID e quindi noi siamo contattabili facilmente, c'è un sito che si chiama appaltinnovativi.gov.it, anzi anch'esso per me sarebbe un piacere se potesse andare anch'esso in chat, così qualcuno lo può esplorare. E da appaltinnovativi.gov.it noi possiamo essere contattati facilmente via email o in altri modi. E noi possiamo dare dei consigli su come intraprendere il percorso e soprattutto come trovare altri compagni di viaggio. Cioè come trovare altre aziende sanitarie a caso specifico, comunque altre amministrazioni che vogliono, si dice tecnicamente, aggregare e qualificare la propria domanda in maniera tale da porla sul mercato con voce univoca piuttosto che in ordine sparso. E questo è un consiglio molto pratico, però noi ci crediamo e stiamo dando aiuto e consiglio a tante amministrazioni. Il numero sta crescendo, questo lo possiamo dire, dopo vari anni. Ora sentiamo arrivare un interesse concreto, molto, molto concreto. Lo percepiamo proprio dal numero dei contatti che arrivano. Buoni segnali. Ritornando alla prospettiva europea, vorrei ancora domandare al dottor Locatelli se ci sono dei casi studio oppure se ci sono degli altri paesi dove gli appalti innovativi in ambito sanitario sono usati maggiormente e con migliori risultati. E come, secondo lei, l'Italia potrebbe prendere spunto? Dunque, ci sono certamente dei casi molto interessanti a livello europeo. Diciamo, possiamo dividere in due tipologie. Una prima sono alcuni approcci sistemici che reputo molto interessante. Il primo è quello che è stato implementato, messo in piedi da una centrale di committenza in Francia che si chiama Unihasha, è una centrale di committenza che opera in ambito ospedaliere da un budget di circa 5 miliardi di euro l'anno. Loro all'interno della loro centrale hanno creato un centro di innovazione che ha un meccanismo di facilitare, creare una rete di stazioni appaltanti aperte all'innovazione, sviluppare il marketing di soluzioni innovative che sono certificate, organizzare e standardizzare i testi, i testi per i bandi di gara, trovare finanziamenti e facilitare anche l'acquisto, facilitare il sourcing. Questo trovo che sia una soluzione molto interessante, anche perché supera un po' il binomio che vede le centrali d'acquisto come essenzialmente orientate a comprare beni standardizzati per motivi assolutamente ovvi, in quanto non possono correre grandissimi rischi comprando grandissimi volumi. Un altro approccio sistemico che trovo interessante è quello che ho riscontrato sempre in Francia, riguarda appunto la creazione di un living lab all'interno di, per esempio, ministeri o di altre grosse strutture pubbliche. Il vantaggio, anche questo, è di questa soluzione, è quella che consente di, porre all'interno di una struttura stessa un organismo, un team che si occupa di innovazione e quindi di collegare in maniera permanente l'ecosistema dell'innovazione, le start-up, gli innovatori,
i centri di ricerca, con gli operatori all'interno, facciamo conto, di un ospedale. E questo contribuisce anche, se vogliamo, a quel discorso a cui facevo riferimento precedentemente, di cambiare un po' la cultura delle strutture organizzative. Poi esempi dal punto di vista anche puntuale ce ne sono tanti, sia in di diversa natura. Un esempio, diciamo, che sta prendendo quota recentemente in Francia, è quello dell'uso di riferimento al value-based procurement, soprattutto in ambito sanitario, che fa riferimento appunto a una valutazione più complessiva dell'acquisto, non facendo riferimento esclusivamente al prezzo del singolo prodotto. C'è un caso che mi viene in mente abbastanza interessante, che è stato utilizzato dall'ospedale di Lione, quindi anche in questo caso parliamo di una grossissima struttura, che aveva come obiettivo inizialmente quello di comprare diciamo termometri e strumenti per la misurazione della temperatura. Da questo approccio puramente puntuale si è passato un approccio molto più complessivo, che seguiva il paziente dal momento in cui entrava in ospedale fino al momento in cui usciva, valutando la temperatura prima dell'intervento, nella sala di risveglio e successivamente. Questo ha portato a un'ottimizzazione dei processi e dei migliori risultati. Altri esempi poi ce ne possono essere di tanti tipi e di tante caratteristiche, che portano spesso anche a trovare soluzioni molto diverse da quelle che si erano inizialmente ipotizzate. Ecco. Quindi oggi ci portiamo a casa sia degli spunti positivi dall'Italia che tutta una serie di casi studio da cui possiamo prendere lo spunto anche dall'estero. Prima di passare alla parte di dibattito basato sulle domande di chi ci sta ascoltando, vorrei chiudere ponendo a entrambi gli ospiti una domanda sul tema delle risorse, perché per la prima volta pare che queste potrebbero non essere un problema grazie all'arrivo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le priorità del PNRR c'è proprio l'innovazione. Come cogliere davvero questa opportunità? Dottor Drauli. Sì, beh, intanto devo anticipare e premettere che, per gli apparti di innovazione, il tema delle risorse non è così rilevante, per il seguente motivo: perché l'apparto di innovazione è un acquisto. Per esempio, l'Italia più o meno spende ordinariamente circa 200 miliardi di euro l'anno in acquisti, quindi le risorse sono già in quei 200 miliardi. Si tratta di avere propensione e coraggio a utilizzare una piccolissima parte per fare acquisti di innovazione invece che acquisti ordinari. Il PNRR pone sul piatto ulteriori risorse, anche ingenti. Eppure, essendo vero che il PNRR ha un compito di innovazione, ha un obiettivo di innovazione, bisogna riflettere sul fatto che sembra avere più un interesse e un obiettivo alla diffusione dell'innovazione più che alla sua generazione. Quindi non ha una propensione così evidente alla ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni innovative, quanto più a una diffusione ampia di quelle che già esistono. Questo anche grazie alle ingenti risorse finanziarie. Questo significa che nel PNRR italiano al momento non c'è una chiara propensione direttrice verso gli appalti di innovazione. Ciò nonostante, per evitare che questa ingente risorsa finanziaria porti sia una grande diffusione di innovazioni preesistenti, ma non alimenti quella capacità del territorio di generare nuove innovazioni, è assolutamente auspicabile, perché consentito, utilizzare anche una piccola parte di quelle ingenti risorse comunque per degli appalti che generano idee e nuove innovazioni.
Dottor Locatelli, lei cosa ne pensa? Questo PNRR che è un po' considerato la panacea di tutti i mali, potrebbe anche esserlo in questo caso? Io credo che sia certamente un'occasione da sfruttare e da non perdere. Devo dire che mi trovo perfettamente allineato con quello che diceva Mauro rispetto alla questione del budget e delle risorse finanziarie versus la problematica degli acquisti innovativi. Normalmente le stazioni appaltanti dispongono di un budget per poter, adempiere ai loro fabbisogni. Ora, io credo che forse la tematica rispetto al PNR vada posta in un'ottica più macro. Oggi ci troviamo di fronte a delle sfide quasi epocali dal punto di vista della transizione ecologica e della transizione digitale. Oltretutto abbiamo anche visto come le supply chain, quindi le catene di approvvigionamento, soprattutto in ambito sanitario, possono essere messe in grandissima difficoltà da avvenimenti esterni ed anche imprevedibili. Di fronte a queste sfide, io credo che l'innovazione sia non sia un'opportunità, ma sia una scelta obbligata, sia qualcosa che vada assolutamente fatta per poter cambiare i metodi di, laddove possibile, i metodi di approvvigionamento, i metodi di acquisto, i metodi di organizzazione dei processi. Probabilmente qualcosa è stato fatto negli anni passati, ma io credo che oggi sia il momento di avere un cambio di passo e sfruttare le opportunità. L'ultima considerazione che vorrei fare è anche fare un riferimento alle procedure che sono rese disponibili dal quadro regolamentare europeo e dal codice che le ha trasposte in Italia. Le procedure e il quadro giuridico consentono, danno tutti gli strumenti di flessibilità per affrontare appalti innovativi. Ci sono diversi tipi di procedure, dal partenariato per l'innovazione, il dialogo competitivo, eccetera. Noi abbiamo messo a disposizione l'anno scorso con la nuova comunicazione e anche con altri documenti che sono disponibili in italiano, del materiale che speriamo possa aiutare e stimolare le stazioni appaltanti ad utilizzare queste procedure. Gli spunti sono tantissimi e gli strumenti, è evidente da quello che dite, ci sono. Possiamo quindi passare a rispondere alle domande che riceviamo dal pubblico. La prima riguarda il Green Public Procurement per il settore del food e catering services. Ci chiedono quali sono le barriere e le opportunità. Dottor Drauli? Food and catering. Ok, allora, a mia memoria ci sono degli esempi di appalti di innovazione anche in questo settore. Ne ricordo alcuni, per esempio, legati proprio alla prospettiva a chilometro zero, quindi al fatto che nelle mense si utilizzi prioritariamente materia prima vicina. Diciamo che è certamente uno dei settori aggredibili con appalti di innovazione, perché ne abbiamo qualche esempio, c'è, anche se non è uno di quei settori che viene subito in mente. Poi abbiamo avuto delle richieste anche, come dire, molto motivate di tipo scientifico sulla qualità degli alimenti, quindi sulle catene di controllo della qualità degli alimenti, presenza di antibiotici o di sostanze proibite negli alimenti. Quindi tecniche e strumenti rapidi per la diagnosi e l'individuazione di queste situazioni. Io resterei con il dottor Drauli, perché questa è un'altra domanda che riguarda l'Italia strettamente. In ambito sanitario ci chiedono:
Nelle procedure di acquisto innovativo si sta pensando a una procedura standard in cui si tenga conto dell'Health Technology Assessment? Allora, forse no, nei termini della domanda, forse no, ma mi chiedo anche se sia strettamente necessario avere una procedura standard per questa tipologia. Il percorso standard tipico di un appalto innovazione prevede inizialmente la consultazione aperta di mercato, e questo in genere è consigliabile, se non addirittura obbligatorio, no, però è, insomma, fortemente consigliabile. Un momento, un periodo di consultazione aperta pubblica del mercato, con momenti di compartecipazione degli operatori economici, dei fornitori, dell'accademia, forte propensione alle piccole e medie imprese e ove applicabile anche al terzo settore, spesso nel settore salute il terzo settore è presente e partecipe. Quindi posso consigliare questo, cioè posso consigliare di fare un percorso che forse non è uno standard, ma che inizi da una ampia consultazione di mercato. Dottor Locatelli, invece a livello europeo ci sono degli esempi o dei percorsi in questa direzione? No, diciamo che a livello europeo, diciamo, gli esempi più interessanti credo che facciano riferimento a un collegamento molto forte e regolare con l'ecosistema dell'innovazione, che quindi consente di intercettare le tecnologie emergenti, i nuovi player, e questo quindi diciamo, noi abbiamo presente alcuni casi in cui sono stati creati dei centri di competenza a livello nazionale, proprio in materia di appalti pubblici per l'innovazione, oppure casi in cui vi sono degli organismi, se vogliamo, intermedi che lavorano come broker, quindi tra l'ecosistema dell'innovazione e il mondo dell'amministrazione pubblica. E questi broker, in quanto appunto intermediari, svolgono un ruolo di mappatura, di sourcing, identificazione di nuove tecnologie, hanno contatti regolari quindi con i centri di ricerca, le agenzie per l'innovazione, le start-up, gli acceleratori, le università, eccetera. E questo credo che possa essere un elemento che possa contribuire fortemente a preparare le gare in materia di innovazione. Grazie. Allora io resto da lei, perché nella prossima domanda vedo delle parole chiave che lei ha nel job title e quindi non si può esimere. Ci chiedono, in un'ottica di sostenibilità e inclusione, a che punto siamo con il green procurement e il gender procurement? Se ne parla anche in sanità? Dunque, per quanto riguarda il gender procurement, noi ce ne occupiamo, abbiamo adottato una guidance nel maggio dell'anno scorso, che copre tutti gli aspetti che riguardano gli acquisti sociali, con una dimensione sociale, e a riguardo stiamo svolgendo una serie di webinar che coprono le varie tematiche. Quella sul del gender è stato il webinar che si è svolto una decina di giorni fa, e anzi la registrazione è disponibile sul nostro channel YouTube. Le prossime tematiche saranno per esempio in materia di accessibilità e condizioni di lavoro. Abbiamo anche svolto un lavoro, un webinar e altre consultazioni interessanti in materia di human rights, due diligence, quindi assicurarsi che ci sia un rispetto dei diritti umani nella catena di approvvigionamento. Il green procurement certamente è una tematica orizzontale, molto importante, che ha delle ricadute
anche delle attività anche in ambito sanitario. Noi, una delle attività di cui ci occupiamo è quello di finanziare dei progetti di appalti innovativi, e tra questi vi sono diversi casi che riguardano appunto tematiche ambientali legate al settore della sanità. Torno dal dottor Drauli e intanto lo ringrazio perché ho visto che nella chat ha inserito un link a un video di 5 minuti di testimonianze da cui appunto si può sicuramente prendere qualche spunto utile e interessante. La stessa domanda sul green e il gender procurement però la volevo porre anche a lei. In Italia siamo già pronti, siamo già attrezzati per tenere conto di questi fattori anche nel procurement? Ma complessivamente direi di sì. Cioè, io ritengo che c'è una sensibilità giusta che o nella media europea. Non mi sembra che ci discostiamo molto. Per quanto riguarda il green procurement, nel mondo degli appalti innovativi è quasi diventato un must, cioè non ci sono solo appalti di innovazione che hanno come obiettivo il green, la circolarità, l'impatto zero, ma in moltissimi appalti di innovazione, qualunque sia l'oggetto, o comunque, scusate, indipendentemente dall'oggetto, ci sono dei vincoli e dei requisiti in termini di soluzioni green o vincoli sulla circolarità, su una notevole attenzione alle cosiddette esternalità negative, cioè la soluzione è ottima, risponde ed è efficace per risolvere il problema, peccato, no, che poi produca degli effetti negativi di altro tipo. Quindi in qualche modo i vincoli riconducibili al mondo del green sono presenti quasi come uno standard negli appalti di innovazione come vincolo, e quindi percorrono un po' quasi tutte le iniziative. Sulla forse cosa mi viene in mente dall'esperienza che sulla parte invece gender c'è meno presenza di questo tipo di attenzioni. Però mi espongo, perché per rispondere a una domanda del genere bisogna aver fatto un po' un'analisi dei dati che non ho disponibile. Posso citare peraltro un caso molto interessante proprio in materia di gender e sanità della centrale di committenza della Regione Lazio, che da questo punto di vista abbiamo avuto un incontro, diciamo, virtuale, digitale, poche settimane fa, e ci ha spiegato la sua esperienza, che è certamente un'esperienza interessante e importante. Grazie, noi su questo abbiamo anche realizzato un approfondimento nelle scorse settimane con il dottor Sabatini, che è il direttore della centrale di committenza della Regione Lazio, e quindi la regia favorirà il link anche a questo approfondimento. Raccolgo un altro spunto che arriva dalla chat del pubblico. Dialogo competitivo e ambito europeo. La conoscenza del mercato è fondamentale anche per cogliere la vera innovazione, ma muoversi in ambito europeo può essere complicato e allunga i tempi delle procedure. Esistono soluzioni per facilitare? Dottor Locatelli, ci dica, i tempi sono per forza lunghi oppure si può sveltire? I tempi sono inevitabilmente più lunghi, diciamo. E questo possiamo dire forse è un po' un limite degli appalti innovativi. Ci ho detto, io credo che una parte di questa problematica possa essere affrontata attraverso una pianificazione efficace e che prenda in considerazione anche
una consultazione approfondita con il mercato, che possa quindi preparare la procedura di gara. Questo dei tempi lunghi, quindi, è un mito che non possiamo sfatare più di tanto. Invece ci chiedono dal pubblico: ci sono degli aspetti delle procedure innovative che possono sembrare più complessi da affrontare e invece non lo sono? Dottor Drauli, cosa pensa? Allora, torno un attimo sul mito dei tempi lunghi. È vero, progetti complessi richiedono sempre tempi un pochino più lunghi, però lascio alla riflessione il fatto che una procedura di appalto innovativo comprende tipicamente la progettazione dell'appalto, mentre le procedure ordinarie e i tempi delle procedure ordinarie vengono misurati tipicamente dal giorno in cui il bando viene pubblicato. E l'appalto innovativo fa progetto e coprogettazione durante l'esecuzione, quindi quel tempo è, diciamo, assorbito dalla procedura, mentre negli appalti ordinari normalmente non viene misurato all'interno della procedura. Quindi un pochino di attenzione a questo punto quando Ivo parla di pianificazione, ecco, comprendendo qual è l'inizio del percorso, la fine, quindi end to end, non sempre gli appalti innovativi poi appaiono così, così lenti. Ma la domanda era anche su scomparsa da, però la ritrovo sulle risposte fornite. Quali sono gli aspetti delle procedure innovative di acquisto che possono sembrare più complesse da affrontare e invece non lo sono? Io dico, per esempio, proprio la consultazione di mercato. Lì quello che si chiede al funzionario pubblico è di, come dire, rilassarsi, di spogliarsi da tutte quelle rigidità a cui è abituato e scendere più amichevolmente nell'arena degli operatori di mercato e confrontarsi serenamente con loro. Ne trarrà grande beneficio. Qui ci avviciniamo alla chiusura e quindi vi chiedo una battuta rapida per quest'ultima domanda che mi sembra molto interessante. Parliamo di cambiamento. Seguendo il codice degli appalti, sarà possibile fare più gare di acquisto di farmaci in cui l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è solo quella della corsa al prezzo più basso? Dottor Drauli, cosa ne pensa? Sì, ma questo va di pari passo con una sofisticazione dell'oggetto d'acquisto. Non più il medicinale solo in quanto tale, ma il servizio che è intorno alla terapia e al medicinale. Dottor Locatelli? Ma concordo pienamente con quello che dice Mauro. Io credo che, oltretutto, avendo questo approccio un po' più di ampio respiro, magari si possono anche calcolare risparmi e benefici che vanno al di là semplicemente dall'acquisto del farmaco, ma anche dalle ricadute che derivano da un farmaco che è meno caro, ma che magari comporta magari maggiori ritorni in ospedale, maggiori visite e che quindi generano infine un costo per la stazione appaltante o per la struttura ospedaliera più elevata, oltre al di là di quelle che sono le questioni relative al beneficio che ne deriva per gli utilizzatori stessi. Noi non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande che ci sono arrivate, ma i tempi stringono.
Li consideriamo sempre utili spunti per altre dirette oppure per approfondimenti su www.ppac.it. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima live di Policy and Procurement in Healthcare, che è in programma per martedì 22 marzo. Si parlerà di comunicazione del rischio alla luce delle lezioni apprese durante la pandemia. Ci saranno il medico e divulgatore scientifico Daniele Cohen e l'avvocata esperta in responsabilità sanitaria e comunicazione Nefeli Gribaudi. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi così numerosi. A presto!